Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio, eccoci di nuovo insieme. Insieme per riflettere su principi fondamentali che noi troviamo nella parola del Signore. Principi di vita, principi che ci aiutano a crescere e sempre di più a sperare nel nostro Dio, perché è l'unica speranza che veramente non delude. Sperare a volte negli uomini, nelle cose materiali, in questo mondo, spesso ha portato in noi delusione, ma quando abbiamo sperato veramente nel Signore con tutto il nostro cuore, non siamo stati mai delusi. E naturalmente per poter sperare nel Signore, per poter andare al Signore, è necessario la fede. Naturalmente non fede generica, come stiamo ripetendo, ma una fede ben indirizzata. Una fede ben indirizzata. E la fede ben indirizzata è la fede che noi riponiamo in Dio, nella sua persona, nella sua parola, nelle sue promesse, e soprattutto vogliamo credere che tutto questo ha qualcosa a che vedere con noi. La sua parola ci riguarda, le sue promesse ci riguardano, ma anche la sua persona ci riguarda, perché Dio è perennemente impegnato a farci del bene. Quindi continuiamo la nostra riflessione sulla fede, stiamo attingendo dal capitolo 11 agli Ebrei, e ancora oggi vedremo l'esperienza di un altro uomo di Dio in relazione alla sua fede. Parleremo di Noè, un personaggio biblico che tutti quanti conoscono, quelli che in modo particolare amano leggere la parola di Dio, amano leggere la scrittura, e vedremo appunto come la fede di quest'uomo di Dio ha prodotto dei gloriosi, meravigliosi risultati. Noi lo vediamo continuamente all'opera, il Signore, lo vediamo nella nostra vita e lo vediamo anche nella vita di coloro che si impegnano e sperano in Lui. Quindi leggeremo un solo verso, il verso 7 di questo capitolo, dove sta scritto: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Noè visse in modo concreto la sua fede, visse la sua fede in modo visibile, una fede che portò dei frutti, una fede che fu evidente alla sua generazione. La vera fede nel Signore non è passiva, la vera fede nel Signore ci impegna. Ci impegna e nello stesso tempo si deve anche ben evidenziare. La vera fede nel Signore ci porta anche ad agire, ci costringe, comprendete il termine, ad operare, ci costringe a intervenire, ci costringe ad agire. Considereremo come si espresse e si comporta la fede attiva, proprio considerando appunto l'esperienza di Noè. Noè vediamo una fede che lavora, e quindi l'attività che ha prodotto la fede che era in Noè, proprio nella vita giornaliera di Noè, fu una potente e gloriosa testimonianza. Quindi vediamo prima di tutto che quella di Noè fu una fede vera. Egli rese testimonianza in mezzo a un mondo incredulo. La fede si esprime benissimo anche in mezzo a un mondo incredulo. Dio gli aveva detto di farsi un'arca. Vedete, un conto è fare un'arca sulla riva del mare, un altro conto è fare un'arca nel deserto, un conto è fare un'arca dove c'è la possibilità che subito sia immessa nell'acqua, un conto invece è farsi un'arca dove, umanamente parlando, razionalmente parlando, non avrebbe nessuna possibilità di essere utilizzata. Noè, nonostante le circostanze, nonostante le evidenze, ubbidì al Signore, nonostante anche l'incredulità che lo circondava, lo scherno che sicuramente uomini peccatori avevano dimostrato e mostravano ogni giorno nei suoi confronti. Vediamo che Noè rimase fedele alla
potente parola di Dio. Non soltanto quindi quella di Noè fu una fede vera, ma attraverso la sua fede, dice qui il nostro testo, egli rese testimonianza a Dio, perché una vera testimonianza non può escludere la fede, l'espressione della vera fede. Non stava Noè facendo qualcosa che riguardava se stesso, ma egli per 120 anni fu impegnato a costruire quell'arca. Quell'arca che il Signore gli aveva detto di costruire. Ogni colpo di martello era un richiamo al ravvedimento. Ogni colpo di martello era un culto all'aperto che metteva in guardia gli uomini peccatori, perché stava annunciando il giudizio che doveva avvenire se quel popolo, quella popolazione non si fosse ravveduta. Vedete, Noè non soltanto espresse la sua fede, ma testimoniò dell'onnipotenza di Dio, della parola di Dio, in quanto dichiarò sicuramente di essere stato avvertito dal Signore. Quindi, vedete, Noè non stava portando un progetto suo personale avanti, ma stava impegnandosi in qualcosa che Dio gli aveva chiesto di fare. E questo è quello che fa la fede. La fede si impegna per Dio, nei confronti di Dio, a favore di Dio. Dio parlò a Noè anche se non c'era alcun segnale del diluvio ed egli ubbidì alla parola del Signore. Noè fu ubbidiente alla parola di Dio. Ma non soltanto, dice qui il testo che Noè costruì l'arca con pio timore. Noè ebbe rispetto della parola del Signore e lo dimostrò mettendo in pratica con riverenza e santo timore quanto Dio gli aveva detto. Noè credette che ubbidendo alla promessa di Dio, ubbidendo alla parola di Dio, avrebbe salvato se stesso e la sua famiglia. Dio ricompensa la fede dei suoi figli. Quindi quando noi ubbidiamo, certamente il Signore ha in serbo per noi copiose benedizioni. Nel caso di Noè si trattava della salvezza della sua famiglia. Ma qui la scrittura ci dice ancora che Noè ubbidì a Dio e salvò appunto i suoi cari. Altri non ubbidirono e furono condannati loro e le loro famiglie. Noè invece divenne erede dei tesori di Dio. Non è il primo uomo nelle sacre scritture ad essere stato fedele al Signore. Vediamo che altri furono fedeli, però Noè è il primo uomo ad essere definito giusto, ad essere definito retto. Questo ci dice qui la parola di Dio. Noè prese Dio in parola, credette a quello che lui aveva detto e agì proprio sulla base della parola del Signore. Questa fede portò salvezza nella sua casa. Vedete, le nostre scelte non riguardano soltanto noi personalmente, ma le nostre scelte coinvolgono, che lo si voglia o no, quelli che ci circondano. Se Noè non avesse ubbidito a Dio, avrebbe portato distruzione e morte in tutta la sua famiglia, ma gloria al Signore, Noè ubbidì al Signore e invece portò nella sua famiglia salvezza e benedizione. Molti di coloro che si dichiarano cristiani non danno buona testimonianza per la loro fede. Noi siamo chiamati a dimostrare praticamente, realmente, la nostra fede nel Signore. E vogliamo farlo giorno dopo giorno. Come? Con una vita pratica che dimostra chiaramente chi regna nella nostra vita. Il cristiano vive per piacere a Dio. Il cristiano vive per fare la volontà di Dio. Certo, per poter vivere in questo modo è necessaria la fede, fede che noi abbiamo deciso di riporre nel Signore e nella sua parola, perché sappiamo che credere in Lui è il tutto della nostra vita ed è il meglio di una vita vissuta qui sulla terra. La parola di Dio continuamente ci invita a mettere in pratica la parola di Dio, ci invita a vivere secondo gli insegnamenti di Dio e naturalmente noi siamo decisi a farlo e ti invitiamo a farlo anche a te che stai ascoltando, perché da questo dipenderà anche la tua salvezza, la tua benedizione per te e per la tua famiglia. Quindi noi vogliamo ritornare a una fede vera, una fede viva, una fede che dia testimonianza ricordando
quello che dice la Scrittura, or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi la fede afferra con il cuore quello che magari non è possibile poter afferrare con la mente, perché crede che Dio è un Dio di miracoli, è il Dio dell'impossibile. Dio ti benedica. Grazie per averci seguito. Ti aspettiamo alla prossima puntata. Dio ti benedica.